La Coim nasce nel 1962 a Doffanengo, con il sito produttivo in provincia di Cremona, ad una sessantina di chilometri da Milano, e con sede amministrativa a Settimo Milanese. Industria chimica, Coim è acronimo di Chimica Organica Industriale Milanese, inizia fin da subito, prima in Italia, la produzione dei perossidi organici. Questi prodotti chimici sono utilizzati come catalizzatori, ossia servono per portare la materia, come poliesteri insaturi, dallo stato fluido a quello solido. Fondamentali per la realizzazione di resine sintetiche, ossia le materie plastiche, i perossidi rappresentano circa il 2% del composto dei poliesteri insaturi, di cui ben presto la Coim attivò la produzione come ondulati e piani in vetro resine. Fondata al 50% da due soci, Mario Buzzella e Cesare Zocchi, già proprietario a Milano di un'azienda produttrice di vernici, la Coim riesce fin dai primi anni ad inserirsi all'interno del mercato della chimica, occupandone diversi settori anche a livello europeo. Dopo l'acquisto della metà dell'azienda da parte degli olandesi della Nuri van der Lande, oggi Akzo, i due soci decisero, anche per mantenere una certa autonomia e indipendenza nella gestione degli affari, di fondare un'altra azienda chimica, la Larim. Quest'ultima non solo venne costruita di fianco alla Coim, ma ne costituiva anche il suo miglior cliente. La prima produzione della Larim, laminati traslucidi in vetro resina, aveva tra le materie prime i prodotti della Coim. Se si guarda ai primi anni 60, alle piccole dimensioni e alle poche unità operaie di cui disponeva la Coim, è facile notare nel giro di pochi decenni la costante e continua crescita dell'azienda, occupando sempre maggiori quote del mercato, diversificando la propria produzione. Dagli anni 70 si aggiungono nuovi prodotti nel portfolio della Coim. Prima i plastificanti, quindi i poliesteri insaturi e i prodotti poliuretanici per le calzature, nonché altri prodotti per i laminati plastici. Poi, negli anni 80, i poliuretani per finta pelle e successivamente poliuretani termoplastici, poliuretani per isolamento e apretti per il vetro. Anche l'inizio del nuovo millennio porta delle novità, con la produzione di materiale plastico adesivo per imballaggio utilizzato nell'industria alimentare e farmaceutica. L'acquisto della terza produttrice a livello mondiale in questo settore, la Novacot S.p.A., ha scaturito un ulteriore incremento delle produzioni Coim. Da dove nasce l'idea di un'industria chimica e come mai proprio qui a Doffanengo? L'idea dell'industria chimica è perché sfruttava una mia esperienza. Doffanengo perché in quel periodo era ritenuto zona economicamente depressa e quindi c'erano delle agevolazioni fiscali per chi si insediava sul territorio, oltre al fatto di trovare, siccome come industria chimica e soprattutto l'inizio della produzione dei perossidi, avevamo bisogno degli spazi e qui a Doffanengo abbiamo trovato gli spazi. Prova è che a distanza di 50 anni siamo ancora isolati dal paese o da altre aziende vicine. Noi alla Coim abbiamo sempre cercato di trovare dei punti d'accordo. Per permettere alla Coim di poter svilupparsi in maniera, diciamo, funzionale anche le sue esigenze, ma soprattutto anche nel rispetto un pochino del territorio. Infatti la Coim ci riconosce il fatto che, per esempio, da 62 fino ad oggi la Coim è cresciuta senza grandissimi contrasti, perché anche le scelte fatte in Consiglio Comunale, che potevano essere fatte a colpi di maggioranza, sono sempre state un po' discusse e affrontati insieme alla minoranza. Poi, chiaro, nel momento finale, ma c'è il distinguo, avevamo i numeri per farlo, ma non è che noi non abbiamo fatto, si è sempre incontrati e discusso. Poi ognuno si è preso le proprie responsabilità. Ma che cosa produce nello specifico la Coim? Ascoltiamo le parole del dottor Sergio Doldi, ricercatore presso la Coim.
COIM produce polimeri di vario tipo, poliuretani e poliesteri in modo particolare. Poi nel percorso professionale che ho seguito fin qui, diciamo, c'è stata una evoluzione che ha seguito poi anche l'integrazione in COIM di alcuni settori merceologici particolarmente strategici, come sono appunto questi. Quanti utilizzi può avere un materiale? Possiamo effettivamente dire che i polimeri sono tra la classe di materiali chimici che sono più versatili anche da questo punto di vista. Il percorso molto semplificato di un prodotto di questo tipo parte, come sappiamo, in buona misura dal petrolio, anche se sempre più si stanno facendo strada delle materie prime di cosiddetta origine rinnovabile, quindi non più da fonti fossili. Quindi parte dal petrolio, dove si subisce tutto un percorso di trasformazioni, raffinazioni, in modo da ottenere una gamma di diverse sostanze chimiche. Le sostanze chimiche, che a questo punto sono le nostre materie prime, vengono assemblate per dare un prodotto finito dal punto di vista chimico, quindi una materia plastica, un collante, un qualcosa che serve a produrre un manufatto finito. Dal 64 praticamente abbiamo già abbinato altre produzioni, per dire quelle dei plastificanti, che venivano utilizzati sia come flemmatizzante nei perossidi. Il flemmatizzante è quel prodotto che si aggiunge a un determinato prodotto, in questo caso specifico i perossidi, che hanno un alto rischio di esplosività, per renderli innocui o quasi. Cominciando con i plastificanti, prima lo strato di metile, poi lo strato di etile che andava sempre nel settore della cellulosa, contatto con clienti che consumavano altri prodotti. Quindi perché mandare un rappresentante a vendere il perossido, solo il perossido, quando poteva vendere anche la resina, diciamo il poliestere in saturo, che è il componente base, però se no ne entra sì e no il 2%, dall'1 al 2%. I poliesteri in saturi vengono utilizzati prevalentemente nel campo delle imbarcazioni, delle roulotte, dei camion frigoriferi, dei laminati per le coperture, nel settore delle automobili per alleggerire il peso, nel settore dell'aeronautica, quindi ecco, nel settore delle vernici. Quindi abbiamo detto, se un rappresentante vende perossido, può vendere anche questi poliesteri in saturi. Quindi abbiamo abbinato i poliesteri in saturi. I poliesteri in saturi che venivano venduti anche ai colorifici per produrre delle vernici per mobili. I colorifici usavano anche delle resine alchiliche per verniciare poi i mobili o nel campo dell'edilizia, gli infissi. Quindi allora producevamo anche le alchiliche. Ecco, questa è stata la nostra politica continua di questi anni, trovare spazi nei campi dove noi già praticamente avevamo contatto con dei potenziali clienti. Io sono stato assunto nel 1972 e ho fatto un anno in laboratorio, poi sono andato al reparto resine, un reparto qua, ho fatto 8 anni di turni. Poi un bel giorno, una telefonata a casa, era il dottor Buzzella, che è il nostro principale, il quale mi disse che da lunedì lei sarà il nuovo responsabile del reparto Adipati. Il reparto Adipati era un reparto allora dove c'era un reattore e produceva circa 3.000 tonnellate all'anno di prodotto finito. Quella proposta mi sembrava una proposta allettante dal punto di vista poi della mia carriera, del mio svolgimento della carriera. Infatti questo reparto pian piano è cresciuto da un reattore fino ad arrivare attualmente ai 12 reattori di produzione con circa 100.000 tonnellate di prodotto finito. Quando ho incominciato io a avere il reparto non c'erano ancora tutte queste strutture, la 626, il responsabile della sicurezza e così via, strutture che sono venute dopo.
Io mi ricordo che già da allora, siccome i turni mi finiva al sabato pomeriggio verso le 14, fermavo il lavoro verso le 13 del pomeriggio e facevo un'ora di formazione. Formazione perché? Perché gli operai che allora giravano nel reparto non era gente competente, era gente che magari ha lavorato nell'agricoltura oppure in un'altra. E mi accorgevo che mi facevano delle domande e avevano bisogno di una certa spiegazione. Io sono arrivato proprio a cavallo nel cambio generazionale. Io sono arrivato un po' più tardi, sono arrivato nel 79 e praticamente il personale era già abbastanza istruito, nel senso che avevamo già ragazzi che avevano fatto la terza media e anche qualche anno di superiore. Restavano di fianco a noi nei reparti vicino a noi e qualcuno ancora all'interno del nostro reparto, gli ex coltivatori contadini degli anni 60 che hanno cambiato, praticamente sono entrati nell'industria. Nelle varie industrie qua della zona, attraverso l'Alpa, la famosa fabbrica dove facevano le barche a vela, là avevano dismesso, qualcuno era nato con noi, quindi aveva già qualcuno l'esperienza lavorativa. Qualcun altro invece era proprio direttamente dalla campagna. Io sono arrivato in questo periodo, eravamo in pochi all'inizio, io fresco di laurea e di militare, praticamente in un repartino piccolo, perché nel frattempo si stava costruendo il reparto vero, quello con tanti reattori. È fatto i primi impianti, messo giù delle caldaette che facevano il perossido. Il perossido è un materiale che indurisce la resina. Ecco, indurisce la resina. Dopodiché, di quel perossido lì, hanno voluto fare il perossido in polvere che fa i lacati, i mobili di cucina, diciamo. E anche lì abbiamo tribulato a farli, cioè col sistema antico manuale che si faceva, non funzionava. Ho detto, facciamo così, andiamo alla latteria agricola, vediamo com'è sto centrifugo che asciuga quel prodotto lì da fare. E loro ci hanno riusciti, lavoravano a 150 gradi, ne occorrevano 200. E loro hanno fatto la caldaia che raggiungeva 350.000 calorie all'ora. Per far funzionare quell'impianto lì hanno riuscito a fare le resine e da lì è cominciato a fare impianti, mettere giù reattori e via, fatto sul capannone, una lotta, e mi chiamavano giorno e notte. Ci può spiegare bene cosa faceva nelle sue ore di lavoro? Una volta la settimana facevo il liquido, una settimana facevo il polvere, il perossido in polvere, e buttava dentro la caldaia con la pala, mentre invece adesso entra dal generatore, c'è quello che fa il ghiaccio, entra nella caldaia, prima buttarla dentro con le pale, tutto a mano c'era da fare, tira fuori la polvere col polotto a mano, mette i fustini a mano. Adesso è un po' modernizzato, ma allora c'era da lavorare abbastanza forte. Allora, ci ha detto che nell'ultimo periodo della sua carriera ha avuto un compagno abbastanza buono, almeno nel lavoro. Ci può raccontare qualcosa in questa amicizia? I compagni suoi del mio turno erano molto amici. Alla notte si mangiava sempre salame o pancetta, alla notte quando avevamo tempo. Io ero molto amico con questi due, del suo reparto. Dico mio, perché se no lui sa che ha mangiato pane e salame, che ti chiede. Oh, con buttare la pancetta e salame mangiare. C'era quel signore prima, stava dicendo qualche cosa, ma dopo ha smesso, di un prodotto che non si riusciva a trovare, a fare la resa che doveva essere. Era questo cloruro di benzoile. E fare in un modo e nell'altro, insomma, non ci riuscivano a farlo. Noi, io e un mio amico, per fortuna, sfortuna con là, adesso è morto, lo stavamo facendo e si piegava
un'ora e mezza a farlo, mandare giù quel fusto lì, piano piano dentro, e con il ghiaccio che a pale si buttava dentro. Non si è accorto che il rubinetto si è aperto tutto. Perciò in 5 minuti si è buttato. Allora la temperatura saliva, allora dentro il ghiaccio, abbiamo osteria. Dopo lui si è accorto, osteria è vuoto il fusto. Allora ha chiamato il chimico e ha detto, osteria qui, chiama il dottor Dusello, scaricate! C'era pericolo che si diceva qui. Dentro dalle centrifughe, perché veniva, è venuto fuori tutta la resa che cercavamo. Perciò è stata una scoperta casuale. Ma il merito non è andato all'operaio, è andato al chimico. Ci sono state delle crescite significative dal momento che abbiamo pensato di diversificare, praticamente ad andare fuori dai canali nostri che eravamo abituati, che erano i colorifici, i produttori di materiale plastici, quando praticamente siamo entrati nei poliesteri saturi per poliuretane, che praticamente risale agli anni 73-74. E lì praticamente ci si è aperto un campo nuovo, il campo prevalentemente per le calzature, per le suole dei campi, delle scarpe sportive, e lì c'è stato un incremento notevole sia di fatturato che di dipendenti. E questa direi che è stata la scelta vincente da parte di COIM, perché poi tutto lo sviluppo è legato a questo settore del poliuretano. Negli anni 70, ma poi anche negli anni 80, sono state una serie di assemblee pubbliche appunto sulla COIM, sull'inquinamento e anche sulla espansione della COIM. Da chi erano innanzitutto organizzate, come la cittadinanza recepiva la COIM e la paura, insomma, che questa ditta, se c'era comunque il timore che creava appunto a Fanengo. Ecco, l'attenzione nostra è sempre stata quella della sicurezza, e devo dire che da parte della COIM abbiamo avuto sempre un confronto costruttivo. Ecco, è vero, loro hanno probabilmente anche delle immagini che permettono di poter investire molto nella sicurezza, ma hanno tutto l'interesse che non avvenga, non succeda niente di particolare. E quindi quando noi hanno spinto più loro per bruciare i tempi, per dargli quell'impianto antincendio che oggi voi avete potuto vedere, rispetto a magari a noi che dovevamo essere più interessati, perché questo è un po' questo discorso di tra noi e l'opposizione, lo strumento urbanistico che non era ancora diventato operativo, e quindi quello poteva, secondo noi, essere fatto perché un impianto tecnologico potevamo eventualmente fare. Ecco, però c'era da parte loro una grossa aspettativa, quindi anche questo era un segnale di serietà da parte dell'azienda, che gli premeva mettersi in regola quanto prima. L'evoluzione poi che c'è stata è stata l'introduzione di un sistema informativo di manutenzione, che è un software proprietario nostro che abbiamo sviluppato in questi anni, che ha permesso di gestire al meglio questi interventi, di monitorare maggiormente sia l'attività di manutenzione ma anche l'incidenza di guasti nei diversi reparti. Noi attualmente in un anno col nostro sistema informativo arriviamo a gestire circa 12.000 richieste di intervento fatte dai diversi reparti per le diverse specialità che sono coinvolte nell'ambito manutentivo, quindi meccanico, elettrico, edile, piuttosto che tubistico o imprese specialistiche occasionali. 5 anni fa ne venivano gestiti 4-5.000, ciò non significa che c'è stato un incremento dell'incidenza di guasto, ma invece c'è stato un maggior sviluppo e un maggior controllo di tutte queste attività che i reparti richiedono come servizi essenziali per avere la continuità produttiva. C'è anche il discorso del reparto ecologia, che richiede un discreto impegno, perché comunque la cura per l'ambiente, evitare inquinamenti, avere sotto controllo comunque tutto quello che è la parte ambientale
l'inquinamento sia dell'acqua che dell'aria, richiede parecchio tempo anche per rispettare le varie leggi che ci sono, e per cui il mio impegno è in questo ambito. C'è poi la fase di riciclaggio, in particolar modo i materiali per imballaggio flessibile, quindi quelli costituiti da diverse pellicole di materiale plastico unite da collanti, sono poi tra i materiali che possono essere riciclati nella cosiddetta frazione di materia plastica. Se ponete attenzione poi ad alcuni di questi delle confezioni degli alimenti che comunemente abbiamo nelle nostre case, ci sono anche dei simbolini che ci indicano come riciclare il prodotto a fine utilizzo. Un altro degli esempi classici è quello del poliestere, che può essere appunto molto versatile perché ci permette in un caso di formulare una colla, quindi un adesivo, per tenere insieme delle pellicole che si chiamano film, che possono essere di polietilene, di poliestere ancora, che ci servono per imballare un alimento. Dopodiché, aperta la confezione e buttato l'imballaggio nella frazione di plastica, questa può subire delle ulteriori trasformazioni. In particolar modo il polietilene e il poliestere possono essere rilavorati per produrre, ad esempio, materiale plastico per le bottiglie, o piuttosto ancora, nei casi di materiale più pregiato, cioè una frazione poliestere pura, può essere riutilizzata per produrre, ad esempio, tessuti in fibra sintetica. Il poliestere utilizzato per le fibre dell'abbigliamento molto spesso viene da riciclaggio di materiale plastico. Quali test vengono effettuati su di essi? Allora, ci sono delle caratterizzazioni che sono sostanzialmente chimico-fisiche, che servono a verificare che il prodotto, così come è uscito dalla fabbrica, è, così si dice, in specifica, cioè è all'interno di una serie di caratteristiche che sono adatte alla vendita per quel tipo di utilizzo. Quindi ci sono delle caratterizzazioni chimico-fisiche che sono, adesso non so quanto possano essere chiari questi termini, sono la viscosità, il contenuto secco, l'acidità, il contenuto ossidrilico, sono tutti parametri che all'utilizzatore finale servono per poi mettere in atto il suo processo. Quindi a noi servono per garantire che forniamo un materiale in specifica. Molto spesso, oltre questi che sono dei parametri base, vengono effettuati dei collaudi applicativi, cioè quello a cui mi riferivo prima, il cercare di riprodurre in modo semplificato il processo finale, ci permette anche di capire, al di là delle caratteristiche chimico-fisiche, se il materiale che abbiamo prodotto è effettivamente idoneo a quel tipo di prestazione. Quindi è fondamentalmente una parte di collaudo chimico-fisico e una parte di collaudo applicativo. Nel suo settore di lavoro c'è stato qualche cambiamento rispetto a una volta? Sì, allora direi che i cambiamenti sono costanti, sia sul piano strettamente professionale chimico, perché comunque appunto la chimica è una materia in evoluzione, sono in evoluzione gli strumenti di lavoro della chimica, gli strumenti di analisi, e quindi è necessario un continuo stare al passo con quello che è l'evoluzione delle tecniche. Ma c'è anche un cambiamento derivante da quelle che sono le diverse sensibilità nell'utilizzo finale della chimica. Al chimico oggi viene chiesto non solo di dare un prodotto che sia in grado di soddisfare determinate prestazioni, ma che oltre a queste prestazioni sia in grado di garantire dei cicli produttivi economicamente e ambientalmente sostenibili, che vuol dire essere in grado di produrre con un sempre più ridotto impiego di risorse energetiche e con una produzione sempre più limitata di prodotti di scarto o di rifiuto che poi devono essere comunque trattati. Secondo me quello che è successo fino agli anni 90-95 era un po' da far west, per cui penso che tutto l'inquinamento che c'è è una cosa un po' pregressa. Penso che adesso le aziende chimiche, con le leggi che ci sono e prima non c'erano, per cui quello che hanno fatto potevano farlo, difficilmente inquina. La COIM è, cioè, sotto questo punto di vista spende parecchi soldi per evitare che succeda questo. È attenta anche per esempio al consumo dell'acqua, mentre fino a qualche anno fa
consumavano acqua per le varie produzioni, veniva e la buttavano, adesso viene riciclata, per cui l'acqua che viene buttata via è in percentuale molto minore rispetto a una volta, anche perché adesso gliela fanno pagare, più ne consumi e più paghi, per cui lo stesso penso per la corrente, hanno dei limiti, se esci dai limiti ti costa molto di più. E quindi ci può dire quali materiali escono dalla COI? Ma sono fondamentalmente sostanzialmente solo i fumi di combustione, acqua e anidride carbonica, che poi sono quelli che escono da qualsiasi impianto di combustione, come possono essere le caldaie domestiche del riscaldamento, gli scarichi delle automobili, dei motori a scoppio. Quello che di diverso può esserci in qualche caso, possono essere delle, si chiamano eteri, sono dei composti abbastanza volatili che vanno in atmosfera, che sono caratterizzati da odori leggermente dolciastri, che sono tra l'altro percepibili a concentrazioni bassissime, ma non sono assolutamente dannosi né per l'uomo né per l'ozono, né, è materiale organico che poi si degrada nel normale ciclo di chimica dell'atmosfera. In merito ai rapporti sindacali all'interno dell'azienda ascoltiamo l'ex lavoratore Agostino Benelli, per diversi anni componente del consiglio di fabbrica. Sono entrato, mi pare, nel consiglio di fabbrica dal 71 al 78 circa. Eravamo un'azienda giovane, eravamo in pochi e la gente veniva, diciamo così, la maggior parte dalla campagna, senza togliere niente a chi lavorava in campagna. Gli accordi erano tutti condivisi perché noi di chimica ne sapevamo poca. E non era ancora maturata l'idea come adesso dell'ambiente, della sicurezza, si faceva fatica a far passare queste tesi. Avevamo niente, avevamo niente. Io sono entrato nel 69, manco avevo i guanti, manco avevo le scarpe. Io venivo dalla Ferriera, dove c'era già un sindacato organizzatissimo, perché c'erano già poi persone che si sono affermate nel sindacato. Guanti me lo dovevo comprare. Niente, però, i vestiti si portavano a casa, non c'erano i vestiti, niente, niente. Poi certamente l'azienda ha fatto passi veloci in avanti, che dopo sicuramente per un paio d'anni si è cominciato a avere i guanti, perché l'azienda andava avanti veloce, se non si aggiornavi l'azienda COIM era velocissima ad andare avanti. E abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, perché come dicevo prima, le prime riunioni sindacali dovevano farle fuori, dovevamo andare alle MCL, trovarci lì chi veniva, eravamo sempre in 4 o 5 e discutavamo lì perché l'azienda non ci dava gli ambienti. Ha cominciato a darci gli ambienti nel 71, mi pare se non sbaglio, l'officina, ci trovavamo seduti sui banchi dell'officina e man mano siamo andati avanti. Poi abbiamo fatto la sede delle assemblee nell'officina nuova, quando hanno aperto la COIM, hanno demolito il muro, siamo andati oltre. Fatto un'officina con la centrale termica nuova, ci ritrovavamo là, ma sempre in ambienti così, fino a poi col tempo c'è andata la sede. Il premio di partecipazione non è nato nel 2004, ma è nato nel 94-95. Prima di questo, l'ultimo contratto integrativo firmato in COIM risale al 1987-88, fatto con le vecchie regole. Da quest'anno, da allora, anche in seguito alla crisi che imperversava allora in Italia, finanziaria e tutto, siamo arrivati al 92, come sanno tutti è un anno un po' particolare, nel 92 sono stati bloccati tutti i rinnovi contrattuali, con una moratoria mi sa di un anno qualcosa. A tal proposito abbiamo pensato che per sopperire al fatto di non aver rinnovato il contratto, abbiamo chiesto e ottenuto il bonus per il trentennale, mi sembra, sì, perché 62-92 il bonus del trentennale, le famose 500.000 lire. Ti ho preso anche io. Poi c'è stata la moratoria, e con un anno e qualcosa, e dal 94 è stato istituito il premio di partecipazione.
che era un po' una novità che ribaltava un po' tutto, diciamo, l'organizzazione e il coso, e l'ambiente di lavoro e come sotto la linea sindacale. Cioè costringeva in pratica il sindacato a entrare in merito alle politiche aziendali, cioè invitava il sindacato a partecipare alla vita di fabbrica. Il primo principale era sempre il premio, l'aumento di stipendio, che non si chiamava ancora premio di produttività come adesso, ma era un aumento di stipendio, un aumento di salario, tutto lì. Poi non c'erano problemi di, come che sento che ci sono adesso, problemi di sicurezza, di ambiente, ma non esistevano. Il problema principale che avevo trovato io in quegli anni lì era la mensa. La mensa, noi avevamo il signor Zocchi che era contrario alla mensa. Forse l'unica battaglia, perché poi siamo riusciti a far mettere dentro una voce in busta proprio per dire: quando ci date la mensa vi ristudiamo questo, perché per il resto l'azienda era sempre molto disponibile. E noi in quel periodo abbiamo anche frenato gli aumenti agli operai in quel periodo lì, perché c'erano aziende sul territorio come la Vandenberg, che faceva parte ancora della chimica, poi si è divisa e è diventata alimentare, l'Italrettile, che poi è andata a finire come è andata a finire. E il sindacato non si spingeva, vedeva che l'azienda poteva darci anche di più, ma non si spingeva oltre, perché se chiedeva una cifra per noi, come sindacato deve chiederla anche per gli altri, ma aveva le altre fabbriche che erano un po' in difficoltà, allora frenava noi per portarci a pari degli altri. E allora con gli anni questa, diciamo, questa differenza con le paghe milanesi è sempre venuta meno e ci siamo portati sulle paghe del Cremasco. Perciò, dirla in due soldoni, noi col sindacato ci abbiamo anche smenato. Mi ricordo perché avevamo parlato anche al telegiornale ed era la famosa scritta, c'era cioè il logo dell'ondulato con la scritta Lime. Erano tutti fusti con Lime. Noi praticamente producevamo, si produce ancora adesso, in fusti con il coperchio mobile, l'imballo del coperchio mobile, tu lo stacchi, puoi mettere dentro di tutto. Poi una volta tolto il materiale, il prodotto finito, quel fusto può essere destinato a tutto. Alla fine hanno scoperto che erano scarti per cloroetilene, manici di scopa, scope all'interno della... Il rischio da quella volta abbiamo tolto il marchio Larim, perché effettivamente questi fusti venivano utilizzati in un secondo momento per altri utilizzi che non erano quelli corretti. Sì, perché la storia con il Larim prima, cioè, erano due unità distinte. C'era una rete che divideva la Coin dalla Larim, erano lo stesso datore di lavoro, però erano due società distinte, no? Però molte persone si occupavano sia della Coin sia un po' anche della Larim e viceversa. Quindi ecco perché due contratti a parte proprio. Sì, due stabilimenti. Avevano il contratto dei chimici, buono, perché effettivamente era buono il contratto dei chimici, e noi avevamo il contratto dei plastici. Infatti lui, quando si è sposato, ha fatto 3 settimane di ferie, io ne ho fatto solamente due qualcosa, quindi questa qua non è mai andata giù, questo è uno dei ricordi per dire che quando... Quindi c'è sempre quell'antagonismo, no? Poi alla fine siamo stati riassorbiti tutti insieme sotto la grande chimica ed è questo. Devo dire che come COIM siamo state una delle prime aziende a firmare questo tipo di accordo qui, che poi ha avuto una sua evoluzione. Ricordo che allora avevamo individuato due parametri per poter ottenere qualcosa, c'era la produttività e la redditività. Chiaramente, non avendo allora la mentalità che abbiamo acquisito in seguito un po' sui mercati e tutte quelle storielle lì, puntavamo tanto su quello che si vedeva. Allora, cosa vuol dire? Se noi avevamo individuato che potenzialmente volevamo ottenere 100 euro, avevamo puntato 70 euro sulla produttività, perché si diceva, c'era qualcuno fra di noi che diceva: no, noi vediamo che produciamo tanto o no, e vogliamo che sia quantificato questo tanto. Qualcun altro diceva: ma ascoltate, è giusto, noi produciamo tanto, ma il reddito com'è? Cioè, io produco, faccio che ne so, una tonnellata di roba, ma quanto mi rende questa tonnellata qui? Cioè, il discorso era questo.
I primi anni abbiamo puntato appunto sulla produttività e si vedeva che COIM si allargava a dismisura. Con l'andare del tempo invece questa produttività qui è diminuita, però aumentava la redditività. L'evoluzione del premio di partecipazione, diciamo che rispetto appunto ai primi accordi 94-96, i primi due o tre accordi appunto si puntava molto sulla produttività. Infatti il premio aveva il 70% sulla produttività e il 30% sulla redditività. Col passare degli anni ci siamo accorti che questa non poteva reggere il fatto che di produrre sempre di più, il 10% in più tutti gli anni. È chiaro che i mercati e tutto l'andamento della fabbrica risentiva un po' di alti e bassi. Allora cosa si è pensato? Si è pensato di invertire i due parametri, per poi arrivare al 2007, quando abbiamo sovvertito completamente la cosa, perché ci eravamo accorti che non ci perdevamo, ma percepivamo troppo poco. Nel 2007, l'accordo del 7 di giugno del 2007, abbiamo individuato una possibile fonte più sicura di reddito, che era quella riferita al rendimento operativo netto che l'azienda dichiara sul bilancio, stabilendo una percentuale che ogni singolo dipendente andava a percepire su questa voce qui, di questa voce qui. Siamo stati un po' i precursori, perché mi si dice che dopo il nostro accordo qualcun altro ha cercato di seguire questa strada qui. Forse questo è l'esempio migliore di quello che possa essere chiamato il premio di partecipazione, perché in pratica i dipendenti partecipano, tra virgolette, agli utili dell'azienda. Se tu dicevi facciamo la mensa, ragazzi, perché la mensa è una cosa importante, preferivano mangiare, far scaldare la pasta asciutta fatta il giorno prima su dei tubi caldi in giro per la fabbrica o su dei fusti che erano 200 gradi, farla scaldare, piuttosto che dire no, non vogliamo i soldi in mensa, vogliamo la mensa, perché è una cosa importante, soprattutto io che venivo dalla ferriera dove la mensa la avevo già. Gli altri, come ripetevo prima, ma non voglio ripetere per sminuire il valore degli operai, venivo dalla casa, la casa dove Fanengo, c'era qualcuno addirittura che le mogli portavano lì da mangiare a mezzogiorno, e allora si faceva fatica a... Su questo punto e sugli altri punti si faceva fatica anche lì, perché non è che c'era una cultura sindacale già come sicuramente ci sarà adesso, era proprio dovuta, era un po' così, bisognava costruire tutto, parlare loro e convincere la gente che aveva già una certa età, si era fatica, perché loro probabilmente vedevano lo stipendio che era uno stipendio. Non se ne rendevano conto a dire sì, voi prendete lo stipendio, ma vi ricordate che cominciate a lavorare al sabato, lunedì mattina alle 6 e finite il sabato, la domenica mattina alle 6? E fate un sacco di ore, so anch'io che prendete lo stipendio alto. Se doveste fare 40 ore come facevo io in ferriera, cosa prendete? È buono lo stipendio, ma loro, siccome che era tutta gente abituata a lavorare, a fare fatica, non gli facevano fatica loro, anche perché poi cosa succedeva? Che venivano dall'ambiente dove loro lavoravano, che dovevano sudare sette camicie. La ditta COIM, gente che era abituata a lavorare nei campi, veniva lì e doveva stare lì così tutto il giorno a controllare l'impianto, se girava o no, al massimo togliere un campioncino che pesava 250 grammi e portarlo a capo da parte a fare un campione o a fare un'acidità, una viscosità, a loro sembrava di aver scoperto l'America. Perché poi ne facevano, potevano lavorare 7 giorni su 7 rispetto al lavoro precedente che avevano, e forse non se ne rendevano conto, mentre invece chi veniva da fuori come me, che ero già abituato a fare 40 ore, perché avevo passato il 68 io in ferriera, la battaglia del 68, 40 ore e basta, e già l'inquadratura sindacale 40 ore per poi fare costruire il posto di lavoro, loro non avevano. Non c'era una cultura sindacale, bisognava costruirla e bisognava andare a raggio, perché si faceva presto magari anche a alzare la voce, poi ci mette a litigare con voi, maturerà la cosa, a raggio.
se ci può un attimino spiegare il ruolo svolto tanto a suo padre, tanto dall'amministrazione, e un po' parlare di quel clima lì degli anni 60. L'impegno che mio padre ha avuto sul territorio, ha fatto molto per il territorio del Cremasco, tant'è che anche l'idea del consorzio Cremasco, che poi non ha mai avuto una sua effettiva realizzazione, era nata proprio con l'intento di poter creare delle sinergie all'interno del territorio per la gestione un pochino di molte attività, ecco. E Faningo è un po' cresciuto, come anche il territorio cremasco è un po' cresciuto sull'onda di queste aziende. Prendi la ferriera a Crema, che ha avuto anche poi dei problemi seri in quegli anni. Poi è arrivata la Vandenberg, sono arrivate altre realtà che hanno portato al territorio cremasco una serie di opportunità che sul cremonese invece non si erano avute. Nel luglio 1991, a seguito di un incendio in uno dei reparti lavorativi dell'azienda, rimane gravemente ustionato un operaio. Viene trasportato d'urgenza a Milano, ma tutti i tentativi risultano vani. Muore dopo poche ore. Questa è la testimonianza del collega ed allora membro del consiglio di fabbrica, Valeriano Manenti. Sappiamo che c'è stato un incidente mortale, vorrebbe raccontarcelo? Raccontare del fatto accaduto il 16 luglio del 1991 per me è sempre un po', come si può dire, ti prende. Ricordo che appunto il 16 luglio era una giornata molto calda e secca. Questo ha creato le condizioni particolari che poi verremo a spiegare. Allora, in pratica cosa è successo? Questo operatore doveva prelevare una quantità di solvente da un serbatoio a distanza e doveva prelevare un 150 kg di prodotto in un fusto. Questo fusto l'ha posto su una pesa per poterlo dosare meglio. Per mettere il fusto, cioè mettere il prodotto nel fusto, c'era un pezzetto di tubo metallico di un 60 cm. Questo tubo l'ha agganciato alla tubazione di arrivo, ha azionato la pompa. Nel momento in cui ha azionato la pompa, questo pezzetto di metallo ha cominciato a sbandierare dalla pressione della pompa. Il movimento di questo tubo è andato a urtare, diciamo, il collo del fusto, è scoccata una scintilla, la miscela di aria e solvente, perché non era ancora arrivato tutto il solvente, la miscela di aria e solvente che si era formata nel frattempo nel fusto ha creato il botto, ha creato la deflagrazione. Cosa ha fatto? È successo che il fusto, scoppiando, si è rotto completamente e il prodotto che stava arrivando, perché la pompa, essendo azionata a distanza con un pulsante che non era a sgancio, cioè praticamente tu schiacciavi il pulsante e rimaneva inserita la pompa, il prodotto ha continuato ad arrivare, praticamente sbandierava così, come avere in mano una canna dell'acqua con il prodotto incendiato. Il mio compagno di lavoro è stato investito da questo oggetto di prodotto incendiato, praticamente è stato investito e è diventato una torcia umana. Chiaramente dal terrore, terrorizzato, si è messo a correre su un balcone, diciamo, che è posto al piano di lavoro, e è finito nelle braccia del capoturno, che in quel momento sopraggiungeva perché aveva sentito il botto. Qui si è accasciato e, diciamo, è stato soccorso, è stato prestato un primo soccorso nella portineria della COIM. Successivamente è arrivata l'ambulanza e è stato portato in condizioni abbastanza critiche all'ospedale di Crema. Qui è stata constatata che le ustioni ricoprivano la maggior parte del corpo, adesso non so se l'80 o il 90%, praticamente per pezzi di pelle. È stato portato d'urgenza al centro grandi ustionati di San Donato. Questo è quello che è successo quel giorno lì, in pratica. Dopo quel giorno, gli operai come hanno reagito? Insomma, avevano paura? Beh, sicuramente non era più come prima,
e sicuramente da quel giorno sono cambiate molte cose in COIN. Sono stati fatti passi enormi in avanti. Come dicevo, ha segnato un punto di non ritorno, perché appunto da allora è iniziata veramente la formazione di tutti, perché sicuramente con la formazione sofferisci a delle carenze anche magari impiantistiche, o ti accorgi che l'impianto potrebbe essere migliorato, suggerisci magari la modifica, viene valutata chiaramente e se è fattibile si fa, si migliora. Come si è comportata l'azienda nei confronti della famiglia? In qualsiasi modo l'azienda ha sostenuto in qualsiasi modo la famiglia, so che sì, l'ha sostenuta. Sono convinto che l'applicazione di queste norme che sono state emesse, il rischio sia abbattuto, lo zero assoluto non c'è, però sicuramente limita tantissimo l'accadimento di questi, l'avvenimento di questi fatti. Essere ancora più capillari nella protezione dagli incendi, soprattutto avendo una squadra di emergenza di reparto, per cui sono stati investiti tempo e denaro per poter formare il personale che lavorava nei vari reparti affinché potessero essere addestrati all'uso delle manichette antincendio, degli estintori e acquisire l'attestato del rischio elevato e poter quindi gestire principi di incendio nella maniera migliore anche all'interno del reparto, quindi senza chiamare in causa altro personale esterno al reparto. Questo ha permesso di intervenire rapidamente e da parte di persone che conoscono molto meglio la zona in cui si interviene. Questo è stato un bel passo avanti. Io sono Raimondo Di Mario, abruzzese. Anni 69 mi sono trasferito in Lombardia e io sono stato fortunato, sono andato alla COI, al reparto laminati. E proprio si lavorava manualmente proprio, si faceva l'ondolus con lo sbruffì, non so come vogliamo chiamarlo, che si innaffia l'orto. Innaffiatore. Sì, innaffiatore, bravissimo, i meccanici sono bravissimi, ha fatto con tanti buchetti, si bagnava la lana di vetro, doveva fare l'ondolus, i metri quadrati, e si spatolava tra fuori le bolle dell'aria e si faceva le onde che si doveva fare, no? La resina special ci vuole tanta caloria, raddoppiare l'accelerante e il B40, il catalizzatore. Il geometri stella fa anche Raimondi qua, io pensavo che era in dialetto, Raimondi qua lavora arte pratico, non so chi ha studiato, se io là lavoravo arte pratico, gli ha detto il geometra stella a Brambilla, la direzione era sì, è. Il Brasile era uno dei mercati dove noi esportavamo maggiormente, quindi è stata la prima nazione che noi abbiamo affrontato e abbiamo ritenuto che bisognava produrre sul posto, scelta sicuramente vincente, perché questo ci ha cambiato anche la mentalità. Perché l'andare all'estero non è solo di andiamo all'estero, facciamo il viaggio, proprio si ha a che fare con esperienze, con culture, con modo completamente diverse ai quali noi non eravamo abituati. Dopo essere stati in Brasile, dopo poi in questi anni, io sono saltato praticamente dal 74, 75 al 96, qui a Ufaninga è stata una continua crescita di nuovi prodotti, di nuove linee di prodotti. Ma una svolta decisamente, diciamo, epocale, veramente, è stata l'acquisizione che abbiamo fatto nel 2001 della Novacot in Germania, una ditta che produceva adesivi per l'imballaggio alimentare, del settore che noi eravamo completamente fuori, che questa acquisizione ci ha messo a contatto con realtà di aziende veramente multinazionali che operavano, avevano unità produttive in tutto il mondo. Quindi la caratteristica del fornitore era quella di avere la produzione sul posto, veramente, se non nella nazione, ma per dire come abbiamo scelto noi poi le nostre presenze, America del Nord, America del Sud, Singapore che serve poi tutta l'area asiatica e in Europa, praticamente in Italia,
con l'acquisizione della Novocat, che c'era un'unità produttiva ad Amburgo, che poi abbiamo trasferito la produzione qui a Falengo, mantenendo poi invece i laboratori di ricerca fino al 2011 ad Amburgo, che poi dal 2011, dopo aver costruito questi nuovi laboratori di ricerca e sviluppo, abbiamo spostato anche quella ricerca in Falengo. Riconoscere anche questo ritorno per le comunità, tant'è che quando abbiamo fatto il palazzetto il 50% doveva essere messo dalla COIN, e stiamo andando avanti con questo. Poi la COIN, dobbiamo dire, ha finanziato e sponsorizzato moltissime iniziative, per dire, da settembre falenghese alla società di calcio, ha fatto gli interventi per la scuola materna, per l'asilo, per l'oratorio femminile dove ci sono le suore canossiane, ci ha fatto l'arredo della biblioteca, ha fatto un sacco di interventi ed è molto attenta. Se noi chiediamo qualcosa, ovviamente troviamo quasi sempre un ascolto e a molte nostre iniziative ha dato supporto economico e non solo. Molte volte abbiamo fatto questo laboratorio per le scuole medie, l'hanno finanziato loro.